questo è Phasmophobia con Lara Padawan. Phasmophobia, lo gioco continua e vai. Ciao a tutti, bentornati a Phasmophobia. Insieme a me, come al solito, ci sono Dev e Len. Buonasera. Buonasera. Buonasera Len, buonasera Lara. Allora, io e Len stiamo giocando a palla rinfresco, ecco qua. Lebron James e Michael Jordan. Esatto, esatto. Dev invece io, è compenetrato nella cartellina con la mano. Ah, io prendo appunti. Il suo lavoro, sì, prende appunti. Allora, noi siamo pronti. Nello scorso episodio non abbiamo bloccato niente, ma io e Len giocando abbiamo sbloccato la famosa macchinetta fotografica che io dicevo a Dev nello scorso episodio: fai la foto, ma me l'ero dimenticata che la macchinetta fotografica non c'era effettivamente, perché qui dobbiamo sbloccare ancora tutti gli oggetti. Cosa sta facendo Dev? Guarda come cammina. Sei virulante, stai a fare, Dev? Eh sì, devo perdere un po' di pancetta. Allora, in che casa vogliamo andare? Ma gli oggetti l'avete messi? Sì, sono ovvio, tutti qua. Li vedi? È chi qua? Abbiamo ogni e non si può comprare un'altra torcia? Cercate di... no. Cercate di non farmi morire, altrimenti dovete ricomprare la macchinetta. Ma non si preoccupi che tanto muoio io, quella è la mia parte. Allora, dove vogliamo andare? Dai. Scegliamo a caso, cioè ognuno sceglie la sua casa. Ognuno sceglie la sua casa? No, ognuno perché sceglie sceglierei... No, sceglierei quella di mezzo. Io scelgo questa. Tutte e tre diverse. Cioè camping, la baita, io che scelgo? Casuale. No, casuale no, che poi ci portano in prigione, a manicomio, per carità. Allora io scelgo, boh. La farmhouse non è male, devo dire, effettivamente. E allora andiamo alla farmhouse. Io faccio pronto. Anch'io. No, perché ha messo tutti e due? Devo toglierlo, aspetta. Devo togliere il mio... Ah, non me lo fa togliere? Ah, no. Sì. Ah. Ok. Ah. Dai. Si deve prontizzare. Io avevo prontizzato però, Io avevo prontizzato. Anch'io. Poi se voi fate smanacciate, spipolate le cose... sì, no, è Deb che deve dare l'inizio. Ah, già, è vero. Vede. No. Pensavo che la colpa fosse di Lara. Lo scorso episodio io ho fatto la... la figura della rincoglionita, giustamente ormai abituata che c'avevamo tutto e di più, anche doppio, triplo. Adesso siamo compenetrati e non abbiamo una ceppa. Ecco. Allora, il fantasma si chiama Shannon. Emmett. Si chiama Emmett o Shannon, secondo voi? Shannon. Mi ricorda qualcosa Shannon. Boh, forse un gioco brutto, può essere. Non so. Shannon, beh, l'abbiamo incontrata un sacco di volte qui in Phasmo. Devi è un po' chi vuole le MF? Oh, che è una minaccia? Io prendo la macchinetta. Mi ha messo paura. Ah, vedi allora che c'è. Allora io prendo le MF. Poi prendo la telecamera. Prendo il dots, anche se il dots devo dire che mi fa un po' paura, perché se prende il fantasma ed è l'ombra, me la faccio un po' sotto. Esatto. Ecco. Allora prova. Vabbè, le MF ce l'ho io, ok? Scatta una foto, fa Dev. Giusto. E poi sfuggiamo al fantasma. Io faccio il reporter. Ma sono proprio microcaccoli da fare. Ma dove? No, nel senso sono cagatine da fare, niente di che. Una roba facilissima. Allora adesso accendiamo subito la luce. Ma tre espertoni come noi. No, non è il qua. Non ma vale. No, sì, è troppo facile. Allora, qui dov'era il... Mamma mia, ma non vedo una ceppa, posso dire? Mi faccio luce. Sì, e dov'era qua il coso? Il contatore dov'era qua, infatti, che non me lo ricordo. Ah, ma è facile. Dovevamo guardare sul... Oh, non vedo niente, raga. Ah, ok, ok. Segui. Ah, forse di qua, può essere. Forse era di qua il contatore. Oltre questo, la cucina? Oltre la... Qualcuno ha il termometro? Io. Sì, era giusto il mio ricordo. No, perché dai, mi sento una febbre, quindi vorrei... Ma come cacchio? Okay. Apriti, oh. Ma no, ma... Scusa, non incominciamo allora. Io chiedevo e lei apriva. È convinta che... Vabbè. Però dovrebbero mettere scritto push e pull. Accendiamo un po' di push, pushiamo un po' di luci, perché così la sanità ci si... Oh, sta glitchando la porta. Come glitcha la porta? Mi sta glitchando la porta. Non la vedo glitchare. No, adesso è tornata normale. Sì, veramente. Poi vedrete nel video. Okay. No, perché io non mi fido, vedete. Tu ci chiudi le porte, apri le finestre. Sì. Stendi la luce, stiri i panni. Accendi i panni. Accendi i panni. Accendiamo le luci per la sanità. Io, comunque non abbiamo ancora fatto quella cosa di vedere come si usano gli strumenti, perché non è che sia chiarissimo. Vabbè, ma che strumenti ci abbiamo? Ah, aspetta. Eh no, perché vorrei capire come si vedono le sfere di luce in questo cavolo, in questa cavolo di... Ma la telecamera nessuno l'ha presa. Io... Eh sì, ce l'ho io, ma non capisco se le sfere di luce le devo vedere da qua o no. Vuole che le insegni come si piazza? No, come si piazza lo sa che Buonasera. Sono un esperto. Anche buonanotte, io me ne vado. Accendetevi le luci, perché abbiamo la... dobbiamo tenerci la sanità su, su. Ma smettetela di chiudermi le porte, ma io... Ma io non ho chiuso niente. Ma io questa porta perché è mezza chiusa? Oddio Dev, mi hai fatto prendere un coccolone. Questi sono i Beatles. Il telefono. Dove? Oddio, oddio. Magari è di là. Aspetta, si è squillato il telefono. Andiamo a vedere se è di qua. Avete trovato l'osso? No. No. Sì, qua si è alzato un po' l'EMF. Potrebbe essere in questa stanza. Eccolo qua l'osso. Dove, dove? Del chi? Qua. Vai, 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 fotografa. Vediamo come fa le foto sta macchinetta, tra l'altro. È uscita? Dev. Ah, porca puzzola. Oh, c'è temperatura, ragazzi. Sì? Sì, mi pare che l'ho visto prima. Oh, sì, sì, c'è temperatura. Sì, sì, c'è temperatura. Sì, sì. Quindi deve scendere... Allora è in quella stanza. Deve scendere sotto i 50. Allora è in questa stanza qua. Aspetta un attimo che posiziono la telecamera come solo io so fare. Aspetta. No! Io ho messo il libro. Ok. Libro e poi cos'altro c'è? Ah, questo, vabbè, ok, questo l'abbiamo... Oddio, mi sembra che qualcosa... Oddio! Oddio, 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 oddio! Che hai visto? Non lo so, questo ragazzo mi... Ho visto anch'io! Hai visto? L'hai visto? Ma era l'aria, l'aria rarefatta. Oh, guarda, guarda, Lara rarefatta, però le MF non si muove, ragazzi. Lara, Lara rarefatta. No, non tu. No, la luce, raga. Ha spento la luce. No, no, e il contatore sta qua, riaccendiamolo. Ah, già è vero. Già. Bah, io Non andiamo nel panico. Niente panico. Right on the... Aspetta. Right on the book. The book, please. Aspetta. Sei qui? Buonanotte. Guarda, guarda, guarda che... Sei qui? Sei qui? Ma che fai? No! No, no, aperto, aperto. Guarda, ci ha tirato una chiave inglese. Secondo me è inglese. No, quella l'ho tirata io. Ma no, quella l'ha messa Dev. Vaffalò, va Dev. Emmett Shannon. Senti, andiamo a vedere se si vede qualche cosa, va. Andiamo. Prendiamoci una pausa da tutta quest'ansia. Un coffee break. Esatto, andiamo a farci un caffettino, panino. Ok. Adesso ma abbiamo foto infinite allora. Al computer il... Abbiamo? Foto infinite, perché non c'è il numero di foto. Ah, bene, meno male. Quella è una bella cosa. Ma qualcuno però ha preso effettivamente la temperatura o no? Sì, ho visto che è scesa. Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora possiamo mettere. Guardate, il lettore MF è flaggato, quindi per stavolta me l'ha dato buono. Ok, allora posso buttarlo via, te. Non serve più. Come siamo a sanità? Beh, dai, dai, dai. Beh, che dobbiamo scattare la foto al fantasma. Sì. Sì, e io devo usare la spirit box. Abbiamo trovato dei resti, ok. Io dovrei... beh, c'è la... Ma devo lasciare il dots io. Devo lasciare il dots. Vabbè, ma, mi sa che quello lì funziona solo se ce l'hai in mano, Non penso che a lasciarlo giù combina qualcosa. Vabbè. Comunque hai visto quella nuvoletta? Mamma mia, anche Dante, dico Deo. Vabbè, dai, dobbiamo rientrare tanto. Damose. Adesso la sanità va giù molto più lentamente, almeno quella è una cosa... Ma l'avranno fissato? Sì, perché insomma, visto tutte le cose negative che siamo costretti a subire con questo nuovo... Tutte le angherie. Lei ha una piega, la camicia che non è stirata, glielo dico. Non ho il tempo di stirarmi le camicie, abbia pazienza. Sono un costante. Oh. Ma che ha lasciato la speedbox? Ah, Len. Sei qui? È qui, guarda. Sei qui? C'è una valigetta di fumo davanti a me. Rispondimi. Ma quella è la temperatura, secondo me. Vediamo un po' se ha... Quanti anni hai? Ha scritto? Non vedo niente. Si è illuminato il fantasmino, però non ha detto niente. Ha scritto. Dove? Quello scarabocchi. Due cretini, sembra. Ma ci ha fatto una burla. Non ha scritto niente. Non ha scritto assolutamente nulla. Lei ha le traveggole. Lara da false informazioni. No, io riprendo la telecamera perché qua sotto non serve niente. Questa nuvoletta che ci ho appiccicato, io non vorrei che il fantasma mi ha preso di mira. Magari il Moroi. Proviamo a spegnere la luce. Ecco, vediamo se vengono fuori le... Sì, io la nuvoletta la vedo. Aspetta, fermi tutti, che forse ho visto una sfera di luce. No. Niente. Speravo. Mamma mia, ma sta nuvoletta è... Si muove a vita propria. No, io riaccendo la luce perché... Comunque però la stanza è questa, cioè c'è niente da fare. La stanza è questa qui. Io mi nascondo qui e faccio la foto. Quando muoio io. Ce l'ho sempre addosso sta cazzarola di nuvoletta. Ma te ne vai a naffa all'ovo? E se salissimo su? Sei qui? Quanti anni hai? Ma io mi comincio a trovare a nascondiglio. Dove sei? Hai visto la luce che spara flashata? Io sì, e io vedo la lucetta vicino al fantasmino che si accende, però non risponde. Non so se questo significa qualcosa. E che famo? Allora, aspettate un attimo, mi metto qua e guardo le prove. Allora, abbiamo detto la temperatura... Ma che è sto coso? Che hai preso? Uno spray per le zanzare. Se fosse questo, secondo me potrebbe essere il Moroi. Allora, sul libro ancora non ho scritto. Però non è detto che ancora non scriva. Il demone non è perché ci avrebbe già ucciso. Beh, quello sicuramente. Vado a vedere solo se la sanità... No, la sanità è ancora abbastanza alta. Non ha spento di nuovo le luci, Però chi è quello spirito che toglie la corrente? Ma scusa una cosa, ma la nuvoletta... Mare? Eccolo. Calla, l'abbiamo chiamato. Perché? Perché ha spento le luci. Spento tutto. No, ho detto ancora non ha spento le luci. Ma la nuvoletta è considerata con questo dots una prova? Non lo so. Perché io la vedo anche attraverso la telecamera la nuvoletta, Perché se mettessimo un puntatore non si vede solo col dots. Rimarrebbero lo Yurei e l'Oni. Ma scusate, nella spirit box Len ha detto che è uscito il fantasmino. Sì, non so come si legge questa nuova Spirit Box. Lì è uscita l'icona del fantasmino, si è accesa, però lui non ha risposto, non ha detto niente. Oh. Cioè lei. Boh. Tocca studiare bene queste cose. Tocca rientrare perché devo fare la foto. Facciamo la foto. Aspetta, se metto questo e metto questo, no, vanno via tutti, quindi non può essere. Allora andiamo a riaccendere il coso. Andiamo a vedere anche il libro che non si sa mai. Andiamo a riaccendere il contatore. Tanto sta lì. Cioè se viene mo non so dove. Guarda, chiude pure una porta, chiude. Comunque questo nuovo reset l'hanno fatto giusto per noi, che funziona bene solo per come giochiamo noi a Phasma. Oh, guarda sta palletta maledetta, non ha scritto niente, no. Niente? No. È veramente on the book, cretina. Shannon. Mi si è portato via la telecamera. How are you? Fine, thank you. Facciamo un filmino. Ti ho fatto la domanda e pure risposta. Ti sei data la risposta. Ciao, prendiamo questo, vediamo. Però ha tirato la sega, ormai. O se è stato vederlo. Dove sta? Ah, dov'è la sega? Là, qua. Ma secondo me già stava là. La chiave inglese l'ha tirata qua, ha tirato un'altra cosa, il martello. La chiave inglese ha detto che l'hai tirata tu. Ma l'MF l'avete lasciato? Senti, io lascio sul furgone perché tanto ce l'ha già data come prova. La luce e andiamo a vedere sul furgone. E piazzo la cosa. Che? La telecamera. Ah sì. Ma scusa, ma non l'aveva messa Len? Vabbè, la cambio di posto. Ma lui la vuole sempre cambiare. Oh, non mi lasciate solo, No, ecco. No, siamo qua, figurati. Damose, andiamo a vedere. Posso prendere uno stivale? No, non posso prendere uno stivale. Ma cosa fa? Ci si... Chiudo le porte. Cos'è questa roba per terra? Ma che l'ha tirata presso il fantasma. L'ha portata Dev, sicuro. Bravo Dev, chiudi così. Mettiamo a proprio agio Shannon. Una sfera di luce, yes! Oh, dai, vedi. Io non vorrei dire, però è comparsa quando ho spostato la camera. Sì, certo, va bene. Vediamo se... Forse dovevo metterlo in alto il puntatore. Se prendiamo per buona la Spirit Box, come l'ho letta io, l'Onrio è l'unico che rimane, Però non ne sono sicura. Ma anche il puntatore DOTS, se vale il fatto della sfera, e rimarrebbe ha lanciato roba. Lo Yurei. Così rimangono Revenant, Yurei, Hantu e Onrio. Secondo me è l'Hantu. L'Hantu perché? Io metterei cose diverse. Perché c'era troppo freddo. La nuvoletta, troppo freddo. Sì, e in effetti si vede parecchio la il Revenant già ci avrebbe seccati. Ha voglia, sì. Non alla velocità del demone, ma sì, ci avrebbe già motti. Vabbè, dai, allora io almeno abbiamo stabilito che si vedono le sfere di luce, quindi è giusto come stiamo usando la telecamera. Perfetto, è l'EMF che ancora mi dà problemi e la Spirit Box. Io metto lo Yurei. Io ho messo l'Onrio. Io ho messo l'Hantu. Aspettate. Vai. Vado. Dai. Vediamo chi ci ha azzeccato. Cavolo, almeno uno deve averci preso, dai. No, è Revenant. No, è che sta così calmo e buono. Impossibile. Lo Yurei. Lara, chi l'ha scelto? Lara ha colpito ancora. Dai. Quindi è ritornato l'intuito. $885. Guarda gli XP, madonna. E cos'è? Sensore di movimento e $500. Dai, accetto, certo, accetto. Ah, ti chiede pure se accetti. Sì, 885 XP, cioè, voglio dire, grazie. Guardate come levitano questi due. Però potevamo fare una foto al fantasma. Ho capito, ma se non si fa vedere che stiamo lì 3 ore. Dopo io muoio, si sa. Ma smettila che non muori mai. È stata una partita emozionante. Abbiamo capito che, quindi, perché io ho messo come pro, no, non ho messo come pro al puntatore Dots, però secondo me quello valeva. Sono già contento perché non sono morto, quindi. Ecco, esatto. Allora, io vi invito come sempre ad andare a guardare il punto di vista di Len e Dev sui canali. Ma mi fate ballare da solo? No, io non la sento la musica nuovamente perché non voglio il copyright. E vi lascio i link in descrizione sotto al video, ormai lo sapete. E niente. E così faremo anche noi. Sì, certo. Esatto. Noi vi salutiamo bellamente con un abbraccio caloroso a 3 e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. E adesso andiamo a farci i fatti nostri.